Amici sportivi, buon pomeriggio, siete collegati in diretta dallo stadio comunale di Ardore, dove sta per iniziare il match che dà il via al campionato di eccellenza 2024-2025 per Ardore e Bocale Admo. A raccontarvi il match quest'oggi Domenico Geria, insieme a me Bruno Taverna in regia, darà il calcio d'avvio l'Ardore, padrone di casa, che ritrova l'eccellenza dopo oltre 30 anni e sarà il Bocale dunque a tenere a battesimo la squadra di mister Criago. Si parte, comincia Ardore contro Bocale Admo, di servire benissimo Romano che ha un buon controllo, va al cross, in mezzo non ci arriva Maisano, ci prova Nicolao che calcia, non si coordina bene, il pallone è ampiamente fuori, ma il primo squillo di Octavio e Nicolao sulla bella azione di Romano. Palla in profondità con Arribiaga che lascia passare questo pallone, tentativo di girata da parte di Morabito che trova Darosi pronto a rispondere. Maisano difende bene questo pallone, tenta di passare in mezzo a tre, la doppia finta di Maisano che va via, il pallone è basso, lo raccoglie Nicolao che prova a piazzarla, non la colpisce bene, c'era arrivato bene, non ha colpito bene però Nicolao. Pallone in mezzo di Parafioriti che passa, attenzione, il tiro e c'è il vantaggio dell'Ardore. Non sono riuscito a capire chi è stato l'ultimo a toccare il pallone, la deviazione vincente. Maisano è solo, ne ha due addosso, inseguito Maisano, è in area, palla all'indietro per Romano e il gol del pareggio. Il gol in contropiede del Bocale, qui una leggerezza della difesa dell'Ardore che viene colpita in contropiede al 34esimo, il terzo gol in tre partite per Vincenzo Romano. Il martello di Thor colpisce ancora. Tre gol in tre partite ed è 1-1, cambia ancora il parziale. Quando siamo al 34esimo, grande contropiede con l'uscita dalla difesa dello stesso Vincenzo Romano che ha mandato a vuoto tre avversari, ha lanciato sulla corsa il velocissimo Maisano che gli ha restituito il pallone. Tanto attenzione, Nucera perde palla, Maisano ancora per Romano, Romano prova a piazzarla, un po' egoista in questo caso Romano, c'erano Nicolao e Maisano liberi, alla fine è stato chiuso, qui avrebbe potuto sicuramente fare meglio l'attaccante del Bocale Tommasi. La finta di Tommasi, palla sul sinistro, dentro per Nicolao, Nicolao la girata, la gran risposta di Fraga, ancora Nicolao però riconquista la sfera, prova a giocarla, pressato da Trichilo, la tiene in campo Nicolao, la riconquista invece l'Ardore al limite dell'area, attenzione il tiro, palo, la palla che ancora è buona, che gran conclusione da parte di Tromba che stampa la palla quasi all'incrocio dei pali, e brivido qui per il Bocale che ha rischiato ad un passo dal riposo di andare sotto. Si continua, ecco si parte, comincia il secondo tempo, parte Parafioriti che va a cercare la sponda di Nucera, il mucchio la tocca con la punta delle dita da Rosi sul colpo di testa di Panetta, lo schema poteva funzionare, il colpo di testa di Panetta non è stato indirizzato bene, da Rosi ci ha messo la punta delle dita, Parafioriti è a terra ancora Triolo, in situazione di inferiorità numerica il Bocale, il diagonale tentato da Aguero, termina sul fondo con Triolo ancora a terra, dolorante. Pallone largo verso Barnoschi di testa, la palla è fuori. Ha provato ad arrivare su questo pallone Max Barnoschi, era davvero difficilissimo, la traiettoria era lunga e arcuata. Parte Aguero, la palla che gira e termina non di molto lontano dal palo, difeso comunque da Darosi, che non si è lasciato sorprendere, aveva coperto bene l'angolo, il brivido comunque. Pallone che resta in campo, attenzione, colpo di testa, il palo colpito, palo colpito da Virgara mi sembra. E arriva il triplice fischio dopo 8 minuti e mezzo di recupero, finisce 1-1 al comunale di Ardore. Tra gli applausi abbiamo assistito ad una bella partita, l'Ardore è andato vicino al gol della vittoria nei minuti di recupero, il Bocale nella ripresa è riuscito ad attaccare con meno veemenza rispetto alla prima frazione, raccoglie però un punto importante per cominciare
questo suo campionato, risultato positivo in trasferta, fa sempre bene, soprattutto in caso di una squadra aggressiva, determinata, ben disposta in campo e che sa ben giocare, allenata da un grande allenatore come mister Criago. Ha risposto bene per le rime però la squadra di mister Saviano, che si è ripresa bene dopo l'eliminazione dalla Coppa e ottiene un punto importante da questa prima trasferta del torneo. È tutto dal comunale di Ardore, ribadisco il punteggio finale, Ardore Bocale Admo 1-1, marcatori Murdaca e Romano. Gli applausi della tribuna del comunale per i calciatori dell'Ardore, che ha ritrovato l'eccellenza dopo oltre 30 anni e dunque si godrà questa avventura in questo campionato che è appena iniziato. Da Domenico Geria un saluto a tutti e una buona serata. Restituisco la linea a Bruno Taverna.